Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Face to Face. Il nostro ospite di oggi è Riccardo Bernardi, CDO di 24 Max. Buongiorno, ben trovato. Ciao Jennifer, grazie dell'invito. Con Riccardo parleremo oggi della collaborazione tra mediatori creditizi e agenzie immobiliari, che è un rapporto storicamente molto stretto, sul quale poi 24 Max ha fondato proprio il suo modello Eh sì, di è una business. collaborazione vecchia come il mondo, come si dice. Esatto, però voi l'avete un po' rinnovato perché il vostro modello di business prevede la presenza di un corner finanziario all'interno delle agenzie di Remax e sta attraendo in realtà un numero crescente di collaboratori e collaboratrici perché ci sono anche moltissime donne. Voi siete la società che ha la percentuale più alta di donne tra i vostri collaboratori. Ebbene sì, perché poi sono io a fare le selezioni, quindi sono molto attento a questa cosa. Vabbè, scherzi, scherzi a parte. Oggi siamo arrivati praticamente sopra i 120 collaboratori e la cosa che ci inorgoglisce molto è questa percentuale del pubblico femminile che ormai è quasi al 50%, siamo al 47, qualcosa. E questo perché comunque la qualità del tipo di attività che viene fatta all'interno di un'agenzia permette anche a chi ha magari dei figli piccoli o vuole costruirsi una famiglia di avere quell'elasticità tra lavoro in proprio e possibilità di comunque gestire una famiglia che poche situazioni nel mondo del lavoro oggi effettivamente danno. Allora, spieghiamolo un po' meglio, perché diciamo che il modello di lavoro che avete costruito è un modello un po' di rottura rispetto a quello tradizionale, perché il mediatore creditizio tradizionalmente è quello che si sposta e va nelle varie agenzie immobiliari o dagli clienti e che sono spesso molto lontani fra loro. Invece, come si svolge il lavoro del credit specialist in 24 Max e quali sono i pro e i contro rispetto a quello Certo. del lavoro tradizionale? Allora, noi sostanzialmente quello che era un po' il nostro sogno era quello di far sì che il mediatore creditizio vivesse all'interno dell'agenzia immobiliare. Quindi abbiamo fatto proprio dei veri e propri corner finanziari, quindi all'interno dell'agenzia immobiliare Remax, che è un'agenzia che magari conta 10, 15, 20, ma anche 50 agenti. Quindi questo permette a un mediatore creditizio che vive all'interno dell'agenzia di estrarre un numero sufficiente di pratiche che gli permette di vivere in modo più che dignitoso. E quindi sostanzialmente il nostro mediatore vivendo all'interno dell'agenzia immobiliare, quello che fa è quello, la particolarità è che intercetta tutta la clientela che transita all'interno dell'agenzia, ossia lui diventa parte integrante del processo di acquisto, perché un cliente che entra in una nostra agenzia immobiliare nel 70-80% dei casi compra casa grazie al fatto che una banca eroga il mutuo e in tempo reale, prima ancora di visitare gli appartamenti che vuole comprare, si rende conto effettivamente di quello che offre il mondo del credito grazie a accordi con quasi 20 banche. E ho una curiosità, però, com'è nata l'idea di invertire un po' l'ordine delle cose e far andare, per così dire, la montagna da Maometto e non Maometto dalla montagna? Allora, questo è nato per due motivi. Il primo perché noi abbiamo sempre portato avanti da anni nella nostra formazione di quanto fosse importante qualificare un cliente acquirente prima di accompagnarlo a vedere casa, qualificarlo anche e soprattutto da un punto di vista finanziario. Il secondo punto, che è stato un po' sempre il nostro sogno, ed è stato quello di uscire dalla logica del mediatore creditizio chiamata, perché di solito l'agente immobiliare chiama il mediatore creditizio quando ha una clientela un po' complicata, che se va in banca da solo, spesso e volentieri la banca dice no e serve qualcuno che gli faccia una presentazione di un certo tipo. Invece in questo modello, però di fatto all'agente immobiliare non capita solo questa clientela, perché a fronte di un cliente complicato ne transitano 4-5 molto più semplici. Allora, il fatto che il nostro mediatore vive all'interno dell'agenzia ha la grandissima opportunità di intercettare sia il cliente complesso, ci mancherebbe altro, ma anche i 4-5 più semplici e questo si ripercuote in positivo sulla qualità del nostro credito. Noi come società noi facciamo un credit report ogni 3 mesi dove presentiamo effettivamente quello che abbiamo fatto. Nel 2021, ma anche nel 2022, l'84% delle pratiche hanno un LTV, quindi una percentuale di mutuo sul valore Sul valore dell'acquisto, sotto dell'acquisto. l'80%. E questo è molto positivo. Sì, sicuramente.
Questo lato collaboratore, credit specialist. Invece approfitterei della tua presenza per parlare della parte riguardo all'agente immobiliare, perché tu hai una lunga esperienza Certo. nell'ambito dell'immobiliare e volevo sapere da te come cambia il rapporto dell'agente immobiliare con il consulente del credito, se è una cosa che avviene in maniera abbastanza rapida o se richiede un po' un cambiamento anche nella forma mentis. Ma allora, i nostri agenti immobiliari sono ben predisposti a questa nuova relazione, perché, scusate, da subito hanno capito quanto sia importante la qualificazione finanziaria. E loro all'inizio inseriscono il mediatore creditizio nel normale processo di acquisto. Tanto normale che faccio un esempio. I nostri agenti immobiliari spesso per vendere un immobile utilizzano il metodo dell'open house. Che cos'è l'open house? L'open house è proprio l'organizzazione di un vero e proprio evento sull'immobile del cliente, dove magari in 2 o 3 ore vengono contemporaneamente 10, 15, 20, a volte anche 30 clienti acquirenti. E durante questo open house il nostro mediatore creditizio partecipa in loco all'appartamento dove il cliente che arriva a vedere casa si trova l'enorme vantaggio, se ha piacere, già di avere una consulenza creditizia. Questa cosa è molto apprezzata dai nostri agenti immobiliari perché nello stesso momento in cui arriva l'acquirente già si rendono conto se questo acquirente con quelle caratteristiche creditizie che ha può effettivamente comprare o meno l'immobile. A proposito sempre di agente immobiliare, io ho assistito alla vostra convention e ho visto che voi siete un vero e proprio decalogo per fare breccia un po' nel cuore dell'agente immobiliare. Ne possiamo parlare un pochino oppure è coperto dal No, segreto no, e non... assolutamente. Diciamo che la nostra società non ha segreti, anzi, il nostro modello sì, è unico, ma questo non vuol dire che non possa essere replicato anche da altre società, non c'è un copyright. Però di fatto noi abbiamo stilato questi 10 punti dove abbiamo spiegato sia ai mediatori creditizi che agli agenti immobiliari come interagire al meglio. E faccio un esempio, per esempio il fatto di partecipare costantemente alle riunioni d'ufficio per far capire agli agenti immobiliari quali sono i prodotti che oggi possono essere più competitivi in un mercato del credito che si evolve ormai giorno per giorno, perché Sì, oggigiorno stanno cambiando i stiamo tassi vedendo un sacco, sì, purtroppo. molti Quindi oggi la cambiamenti. consulenza diventa ancora più importante. Oppure il fatto di partecipare appunto alle open house, oppure quello di fornire della reportistica molto precisa su come procede l'accesso al credito da parte del cliente, perché spesso un agente immobiliare, quello che storicamente è mancato nel rapporto col mediatore creditizio, è proprio questa reportistica, ossia do la pratica al mediatore creditizio, questo Se sparisce ne occupa lui e dall'agenzia. E fa come Copperfield, no? Sparisce e poi torna tutte le con volte. nuovo. Brava, torna con un mutuo, torna a volte con un diniego, perché può succedere anche quello. Il fatto di vivere sotto lo stesso tetto e di mettere a conoscenza l'agente immobiliare passo dopo passo su quello che sta accadendo nella pratica, questo crea molto fiducia in questo rapporto che poi diventa un rapporto consolidato e diventa un rapporto che va avanti all'infinito. Sì, Quindi questi esatto. sono alcuni punti. Però diciamo che l'aspetto principale è proprio quello di informare gli agenti immobiliari, che spesso noi agenti immobiliari, io parlo da agente immobiliare, non da mediatore creditizio, non ci interessa molto del mutuo, no? Di fatto. Oggi, L'importante è che arrivi. brava, l'importante è che arrivi, l'importante è che io possa concludere la mia operazione di compravendita, però di fatto rappresentando una fetta importante le compravendite che si fanno col mutuo, quindi si arriva anche in alcune zone al 90%. Capite bene quanto poi diventa fondamentale l'essere a conoscenza dell'effettivo andamento della pratica di mutuo, perché spesso si raccolgono delle offerte vincolate al buon esito del mutuo e in questo caso diventa fondamentale un mediatore creditizio, un esperto che mi informa passo dopo passo su quello che sta accadendo, perché io agente immobiliare ho anche degli obblighi nei confronti del venditore, ovviamente, che mi ha concesso Certo. questo vincolo magari di 30 giorni, 40 giorni, 20 giorni, e questa poi è una negoziazione che si fa tra le parti. Però capita spesso questo aspetto. Quindi in questo frangente il fatto che ci sia un esperto che mi segue mi dà anche la garanzia di avere delle risposte certe. Bene, quindi sia per gli acquirenti e soprattutto anche per i Assolutamente. venditori. Dobbiamo tutelare entrambe le parti.
Benissimo, allora Riccardo, io sono più che soddisfatta, quindi ti ringrazio per essere stato con noi Grazie e ti do appuntamento alla prossima intervista, così come i nostri ascoltatori diamo appuntamento alla prossima puntata della rubrica Face to Face.